E alla fine del corridoio vi trovate di fronte a una porta sbarrata. Vabbè, provo a schiassinarla. Dovrebbe essere abbastanza. Sì, la porta si apre scricchiolando e finalmente, dopo tutte le peripezie che avete passato per arrivare all'ultima stanza del dungeon, vi trovate di fronte al signore di questo luogo. Un pesce spada che vi scaglia dei fulmini. No, aspetta, come sarebbe a dire un pesce spada che spara fulmini? Cosa vuoi da me? Quello che c'è scritto qua, un pesce spada che spara fulmini, tabella 3-8, risultato dal 12 al 15. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Un paio di settimane fa, sul primo video sulla generazione procedurale, avevo detto che ci sarebbe stato il seguito in cui mi sarei valso della collaborazione di un esperto, e questo è il video. Questo video è stato scritto in collaborazione con Manuel Colleoni, il gestore del blog di Autarchic HDR, che in quanto autore di avventure OSR è esperto nel inserire elementi di generazione procedurale all'interno del materiale che produce. E tra l'altro, in contemporanea con questo video, troverete sul suo blog un articolo in cui va proprio a spiegare nel dettaglio come creare correttamente una tabella per la generazione di eventi casuali. Vi lascio il link sotto in descrizione. E ovviamente sul blog di Autarchica troverete anche tutta un'altra serie di materiale gratuito che serve ai master per inserire elementi sia procedurali ma anche no, perché sono anche vere e proprie quest, comunque che aiuta i master ad accelerare il loro lavoro. Noi invece in questo video ci concentreremo sul vedere quali sono le cose da non fare quando si usano tabelle di generazione casuale o comunque qualunque elemento di generazione procedurale, cercando di priorizzare gli errori più tipici dei neofiti. E cominciamo con quello che probabilmente è l'errore che si vede fare più comunemente, cioè quello di dimenticarsi che la tabella non è una legge. Questa è una di quelle classiche cose su cui alcuni master si incaponiscono senza motivo. Il fatto che una tabella abbia generato un determinato risultato non vuol dire che quel risultato debba essere applicato in maniera pedissequa, senza essere elaborato o anche solo semplicemente ignorato. Per la sua stessa natura, la generazione procedurale è un meccanismo algoritmico, non c'è una senzienza dietro, per cui è molto probabile che prima o poi venga generato qualcosa che semplicemente non abbia senso. È per questo che al tavolo c'è un master o comunque una figura di controllo equivalente, appunto per valutare se quello che le regole e basta stanno creando al tavolo abbia senso o non ce l'abbia, e nel caso non ce l'abbia, usare il proprio raziocinio per agire e correggere la situazione. I motivi per alterare o anche solo ignorare il risultato ottenuto da una tabella sono i più disparati e potrebbero verificarsi in qualunque circostanza. Quelli però a cui dovete fare più attenzione sono probabilmente i mostri generati dalle tabelle degli incontri casuali. Molto spesso queste tabelle funzionano prendendo in considerazione semplicemente il livello di potere che ci si aspetta per i giocatori e creano incontri multipli che dovrebbero grosso modo adattarsi a quel livello di potere. Nella maggior parte dei casi questo non è un problema, ma esistono situazioni particolari in cui più mostri dello stesso tipo o combinazioni di specifici tipi di mostri
potrebbero generare delle combinazioni di abilità che mandano effettivamente la difficoltà dell'incontro a un livello molto superiore a quello che per le mere regole ci si aspetterebbe. Andando sul classico D&D-esco, il Wrath è un non morto incorporeo con grado di sfida 5, i cui attacchi possono danneggiare direttamente la costituzione del bersaglio. Applicando le regole che governano il grado di sfida degli incontri in D&D, 4 Wrath sarebbero un incontro relativamente semplice per un party di nono livello. Nella pratica, però, la maggior parte dei personaggi di nono livello che subisca 4 dadi da 6 danni alla costituzione in un singolo round è semplicemente morta, e i pochi altri personaggi che forse potrebbero sperare di arrivare vivi alla fine del primo turno non ci arriverebbero alla fine del secondo. Per quanto l'incontro da regole risulterebbe essere legale e quindi probabilmente è possibile generarlo su una qualche tabella di generazione casuale, nella pratica una combinazione di 4 Wrath che agiscono assieme non deve mai essere portata in gioco se non si vuole volontariamente causare la morte dell'intero party. Prima che il risultato di una tabella venga inserito all'interno del gioco, il master deve quindi valutare cosa effettivamente sia stato generato, non solo in senso generale, ma nello specifico, e applicando il suo raziocinio, vedere se si è di fronte a una situazione come questa, cioè che l'incontro semplicemente non può essere portato al tavolo, deve essere cambiato, rigenerato, sostituito con qualcos'altro o semplicemente ignorato, o se in realtà l'incontro può benissimo essere presentato e quindi ci si limita a buttare i mostri in faccia al party. Un altro problema in cui potreste incappare se cercate di utilizzare le tabelle di generazione casuale in maniera pedissequa, ne abbiamo già parlato altre volte, è quello della coerenza interna della quest. Ora, che un pesce spada elettrico sia strano da incontrare in un dungeon è qualcosa effettivamente di talmente surreale che in realtà probabilmente non causerebbe neanche un vero danno alla quest, mal che vada semplicemente un cambio di tono se la quest voleva essere particolarmente seria, la butterebbe in caciara, ma non sarebbe neanche un reale problema perché i giocatori lo ignorerebbero semplicemente. Il vero problema viene quando la parte che non è tematica con la vostra quest, l'incoerenza narrativa che si viene a creare, è molto più sottile. Questo molto spesso avviene quando cercate di utilizzare o tabelle estremamente generiche o anche più frequentemente tabelle che sono magari state pensate per una quest o comunque un'ambientazione particolare che non è quella che state usando in questo momento. Per fare un esempio concreto, diciamo che la tabella che state usando abbia generato un incontro con due orchi e tre goblin. Diciamo anche che questo incontro meccanicamente non ha nulla di sbagliato, è di una difficoltà adeguata al livello del vostro party e quello che è. Il fatto rimane però è che non necessariamente il fatto che orchi e goblin possano essere incontrati assieme possa avere senso nella vostra quest. Se è qualcosa di perfettamente normale e anzi in realtà scontato in ambientazioni come quella di Warhammer Old World, in cui questi mostri vengono fondamentalmente considerati esponenti diversi di una stessa specie umanoide, in altre ambientazioni, come potrebbe essere quella del Faerûn, non solo parliamo di due razze distinte con distinte identità culturali, ma è anche detto espressamente che esiste una forte ostilità tra i due gruppi. Quindi un incontro che preveda entrambi i tipi di mostri che collaborino assieme semplicemente avrebbe poco senso in quel contesto. Inizialmente errori di questo tipo potrebbero del tutto passare inosservati sia giocatori che voi master. Il fatto però è che man mano che la quest prosegue e quindi vengono inseriti altri elementi della lore specifica di quella quest, si potrebbe
venire a verificare proprio una situazione di incoerenza in cui cose che il Master dice esplicitamente in quest, come ad esempio che orchi e goblin sono nemici tra di loro, siano smentite da quello che è testualmente apparso, cioè i giocatori li hanno già visti lavorare assieme in incontri precedenti. E un discorso analogo potrebbe essere fatto per esempio per la generazione degli oggetti magici. In alcune ambientazioni, in Eberron, una spada magica è un oggetto talmente comune che probabilmente lo potreste trovare in vendita su una bancarella al mercato. In altre ambientazioni, tipo Darksun, anche solo una spada in acciaio forgiato sarebbe un oggetto decisamente raro e guardato in maniera mistica dagli abitanti di quell'ambientazione. Usare la tabella pensata per un'ambientazione per generare il tesoro dell'altra ambientazione potrebbe avere degli effetti molto più destabilizzanti e molto più difficili da giustificare. Per cui fate sempre estremamente attenzione a fare in modo che le tabelle che utilizziate devono essere valutate prima, e che se un risultato non abbia senso per quello che però è stato descritto, semplicemente debba essere ignorato. Sempre restando in tema di generazione casuale del tesoro, Manuel mi ha fatto notare che effettivamente bisognava aggiungere qualcosa a quello che ho già detto nello scorso video. Lì ho detto che il caso più classico di generazione di elementi casuali è quello della generazione casuale del tesoro. E questo di per sé è corretto, ma bisogna specificare una cosa. Quando generate casualmente il tesoro, dovete sempre ricordare che il tesoro non è un'entità astratta separata da tutto il resto della quest. E limitarsi a generare il tesoro nel momento in cui i giocatori lo trovano potrebbe portare a delle situazioni che vanno o a rompere la coerenza interna o anche proprio a sbilanciare il gioco. Tenete sempre a mente che non solo molto spesso i mostri hanno già del tesoro addosso che deve essere sottratto al totale di tesoro globale per il dungeon, ma anche solo che potenzialmente gli oggetti nel tesoro potrebbero venire utilizzati dai mostri del dungeon. Diciamo che il vostro party sta facendo il classico dungeon delving e pulisce una serie di stanze per poi arrivare all'ultimo boss, lo sconfigge e prende il tesoro. Se questo è il momento in cui generate il tesoro, non solo gli avventurieri avranno già raccolto tutti gli oggetti che i precedenti mostri avevano addosso e quindi alla fine avranno più tesoro di quello che dovrebbero, ma è possibile che nel tesoro voi generiate oggetti che i mostri avrebbero potuto utilizzare contro i giocatori durante il dungeon. Quello che avete ottenuto è che ora il party se ne andrà non solo con più equipaggiamento di quello che dovrebbe avere, ma anche domandandosi perché il boss del dungeon gli abbia attaccati con una lancia arrugginita quando aveva una spada magica a sua disposizione lì a fianco nella pila del tesoro. Il modo corretto per generare proceduralmente un tesoro è quello di o generare prima tutto il tesoro e poi vedere quali oggetti contiene e distribuirli man mano che si inseriscono i mostri nel dungeon, oppure quello di generare i mostri e dare loro i tesori che sembrano più appropriati per la loro mansione, il loro build o quello che è, e poi prendere il tesoro che avanza e generare solo quella parte lì, magari evitando di generare armi, oggetti, armature magiche, ma limitandosi a monete, oggetti d'arte e altre cose che i mostri non avrebbero comunque usato direttamente in combattimento. In questo modo sarete sicuri che i giocatori avranno il corretto tesoro, né di più né di meno, e non ci saranno oggetti che vanno a far saltare la sospensione dell'incredulità e quindi a danneggiare la coerenza interna. Bene, diciamo che per questo video è tutto, siamo scesi abbastanza nel dettaglio sugli errori più comuni, e vi ricordo che questo è il video in cui vediamo le cose da non fare. Per le cose che invece dovete fare, vi rimando all'articolo del blog di Autarchica GDR
trovate il link in descrizione. E ora, come sempre, la parola sta a voi. Ditemi nei commenti qui sotto quali sono gli errori che vi sono capitati di incontrare nella generazione procedurale durante le vostre quest, sia quelli che siete poi magari riusciti a evitare o giustificare, sia quelli che poi hanno portato a situazioni incresciose durante la partita. Per quanto riguarda questa miniserie sulla generazione procedurale, in realtà rimane ancora un argomento, ma ne parleremo tra qualche settimana, devo ancora organizzarmi. Per quanto riguarda questo video, invece, la terminiamo qui, che ho parlato fin troppo. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate anche i link al server di Discord, al gruppo di Telegram, dove metto io le notifiche a mano e dove trovate il resto della community del Master Kai. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.